Allora, ragazzi, salve a tutti, bentornati con questa nuova parte su Horizon Zero Dawn Forbidden West. La scorsa parte è successo il casino. Innanzitutto siamo tornati alla base, abbiamo recuperato l'override per il Solcasole. E questo, come speravo potesse succedere, equivaleva a poter volare con il Solcasole. Ottenuta questa possibilità, siamo andati contro Regalla. Il suo esercito era pronto ad attaccare, lei era pronta a vendicarsi con Carro. Siamo riusciti a fermarla in tempo, abbiamo combattuto contro di lei e abbiamo vinto. Però la nostra decisione è stata quella di risparmiarla e cercare di portarla dal nostro lato. Questo perché ci serve più potenza possibile per poter attaccare gli Zenith. Ora non ci rimane che attirare Silence. Ma prima, siamo qua al timore, dove eravamo scesi praticamente inizio gioco. Ho già tolto tutta la roba e andrò semplicemente a prendere tutte quante caverne sommerse. Vorrei provare anche i falò mancanti, ma adesso vediamo. Splendifiamma, tutto quello che ci manca praticamente. Vediamo. Cioè, se c'è qualcosa di interessante, ok. Se no, Non lo fanno niente. più. Ah, ecco, vedete, alcuni hanno nascosto anche dei punti. Tipo qua c'era uno splendifiamma, proprio di fianco alla Sprakatena. C'era uno splendifiamma qua, che non ha niente, ma ha un punto. Un punto dati. Che anche questi qua li prenderò tutti per conto mio. Effettivamente dovrei prenderli tutti prima di finire. Però sicuramente ne ho mancati tanti in giro. E bisognerebbe farci una buona caccia. Questo, per esempio, non so chi è, ma è un tizio che dice: so che mi tengono d'occhio, le mie idee non vengono capite. Lavoro in segreto. Quindi lavoravo qua dentro, si faceva i suoi progetti e tutto. Indosso una maschera quando faccio affari con i Kharja, non fingendomi un inseguitore, perché in realtà boh, faceva molto altro che non voleva essere scoperto. Ma non so chi sia. Beh, ho esplorato metà. Almeno metà, per modo di dire. Ho fatto questo primo pezzo di qua. Non dovrebbe esserci altro. Spero. Sì, poi mi manca tutto sto pezzo da quest'altra parte, ma vabbè. Cerca i predoni a ovest. Vola fino al relitto. Ma sta roba quando è uscita? Ah, queste sono le quest. Ah, quelle che avevamo già dietro. Giusto. C'erano anche quelle da fare. Però voglio fare una cosa. Andiamo alla base. Perché, per l'appunto, ho esplorato questa metà, questo primo pezzo. E voglio fermarmi un attimo qua. Non penso che tanto con la cosa di Silence incontriamoci a ovest, quella roba lì, succeda qualcosa. Perché io lì ho parlato con Erend, succede qualcosa. Aloy, è arrivato il signor So tutto io, il caro amico del Focus che non sorride mai. Silence? Non sapevo che fare, quindi l'ho portato nella tua stanza. Sì, grazie. Faccia a faccia? Bene, Silence. Hai trovato una porta che puoi aprire senza di me. Ormai tra loro è Meno male che l'ho dissing. fatto. Mi evita di socializzare con le tue frequentazioni. Scherzi a parte, credo che tu mi debba spiegare qual è il tuo piano per la base Zenith. Vero. Ti spiego come ti ucciderò per avermi ingannata ancora al laboratorio di Ade. Dubito tu voglia solo regolare i conti. L'arma ce l'ha? No. Per ora mi serve il tuo aiuto, ma ti concederò una sola occasione. Se mi tradirai di nuovo, però, ti ucciderò a prescindere dalle circostanze. È chiaro? Molto bene. Anche se il futuro di entrambi sarà breve se non riuscirai a farci entrare. Aloy, c'è l'altra ospite. Sta arrivando da te. Beta? Ma che tempismo? No. La verità è che io non so come entrare nella base. Regalla? No. Ma No, lei è sì. Tilda. Lei si entra Le nella tue base. frequentazioni mi sorprendono in peggio. Non ti piacciono le sorprese,
Che cacchio di scena è questa? L'arma funziona? Senza autodistruggersi? Ma certo che sì. Ho eliminato le imperfezioni e migliorato notevolmente il design. E la potenza. Come e la potenza? Per caso vuoi una dimostrazione? Sì. Smettetela, entrambi. Dobbiamo collaborare, almeno per ora. Andate da Erend. Ditegli di darvi delle stanze. Erend è diventato un hostess tipo. Il cameriere. Oh no, prima tu. Un po' di attrito. Che poi attrito, boh. Attrito per cosa? Devo venire tutti nella sala di controllo, così Tilda ci dirà quello che sa sulla base Zenith. Io voglio la quest di Erend, però. Non sono venuto qua. Cioè, sono venuto qua per questo, ma non sono venuto qua per questo. Anche se tutto questo è qualcosa. Oh, ma sei qua? Ah, beh, è giusta per te questa. No, io sono venuto qua un attimo per vedere qualche override che non posso fare. Molto bene. Beh, nel mentre ovviamente che giro, sto anche farmando un pochettino. E nel mentre ho potenziato delle armi e delle armature. Allora, ma nulla di troppo, sei ecco. Tornata con degli interessanti. Sì, ascolta, amici. Io devo parlare con lui però. Vorrei volentieri farne a meno, ma Silence e Tilda sono qui per un motivo. E anche Regalla. Già, il nemico del mio nemico, giusto? Giusto. Sì. Figli di Prometeo. Ho scoperto di più sui figli di Prometeo. Hanno sicuramente una base. Un luogo chiamato Prima Forgia. Va solo trovato. Prima Forgia? Ci siamo allora, so già dov'è. Ottimo. Ne hai trovato uno? Uno dei figli di Prometeo? Beh, si fingeva uno scavatore, ma l'ho individuato col focus. Quando mi ha visto è fuggito. E quando l'ho raggiunto ha cercato di distruggerlo. Ma conteneva ancora dei dati, varie posizioni e coordinate. E una si chiamava Prima Forgia. Non sapevo che fosse finora. Ben fatto. So tutto di tecnologia antica. Va bene, Erend, non mi interessa. Non ci provare, Aloy. Io vengo con te. Se è quella, almeno guarda. L'ultima degli assassini che hanno ucciso Ersa. Voglio essere lì quando morirà. Ma certo. Mandami la posizione e ti chiamo quando sono lì. Oh, sì. D'accordo. Oh, sì. Ora devo andare. Giocheremo anche a Batost. Speravo di parlare a lui. No, aspetta un attimo. Giocheremo a Batosta? Non è che muore. Erend. Erend, non mi morire, eh? Allora. Io ci vado. Ma non mi morire, eh? Cioè, nel senso, non vorrei che mi cancellasse poi quella sua cosa di Batosta. Che poi in realtà non so se è importante. No, forse sì. Credo che Batosta serva per una qualche percentuale. Vieni qua te, voglio. Non so se per la percentuale, per appunto, comunque per la mia percentuale serve Batosta, lo voglio. Spero che non muoia Erend. Voglio parlare anche con lei. Mi danno le quest, quindi. Ancora non ho visto quante sono. Per persona che ti sta cercando. Pugnastrale, dobbiamo tornarci, quindi. Pare abbia una questione importante da discutere. Ok. Non ho visto quante quest secondarie ci sono. Cioè, quante quest in generale mi mancano. Però una volta che avrò esplorato tutto quanto, se non ti fermi, andrò l'occasione per un ottimo scambio. Andrò a vederlo. Però fino a che non ho girato tutto non mi va. Guarda quanti punti sconosciuti. Allora,
Dove sta il robo di Erend? Ah, prima forgia. È un campo di ribelli? Qui sono tutti sconosciuti. Cacchio, è un campo di ribelli? Beh, sicuro, grazie. Vabbè che ora con lui è tutto più semplice, eh? Cioè col solcasole è veramente una cosa più semplice. Però vi dico una cosa, mi è morto il solcasole. Mi hanno tirato un paio di frecce, tipo me l'hanno buttato giù praticamente lì, me l'hanno ucciso. C'era un coso tenact. Quindi il solcasole può morire e non lo richiamate più. Dovete prendere un altro. Infatti quello che ho adesso praticamente l'ho dovuto picchiare anche per per diciamo farlo calmare. E quindi ha perso dei pezzi e non posso. Mi raggiungi? Sì, arrivo. Non posso neanche più cosarlo. Vabbè. Bene. Pronta a fare fuori qualche Oseram cattivo? Dobbiamo capire come entrare. Sì, ma Eren, te mi devi dare la tua quest. Quella che voglio io, eh. Ci scopriranno di sicuro. L'armatura è quasi identica alla loro. Sì. Beh, sono degli Oseram. Sì. Anche se lui è un Kharja. Ragazzi, continuate così. Tu chi sei? Quello che ha catturato la Nora chiesta da Sera. Ecco chi sono. Non ti conosciamo. Ah. Lo sapevo. Che destro. È andata bene. Rifacciamolo. Andiamo. Ah, no, niente. Dobbiamo trovare a Sera. Pensavo succedesse tipo il bordello. Cioè tipo si giravano. Oh oh. Ed era pieno di gente. Per adesso stai giù e segui me. Ecco. Bello sto posto. Una miniera di qualcosa? Devo stare attento a qualcuno? Sì? Ok, c'è molta gente. Ma in realtà... No, no, non è impossibile. Ok. In realtà me ne frega poco. Ma ci piano, Eren. Dov'è? Perché mi tiro. C'è un attimo la mira arrugginita perché ovviamente. Va bene, un po' troppo, eh. Via. Permesso. Dai, lo scudo, sì. La mia arrugginita perché non sto. Non ho combattuto. Ho tipo girato e basta adesso, quindi. Dopo un'ora che giro. Senza combattimenti. Cioè ho combattuto contro un. Una qualche bestia, ma non contro umani. Ok. Dai, fuori. Un'altra? Chi è che sparava così? Ah, lui là. Boia. Tirato fuori il cannone? Se facessi così? Eccoci qua. Via. Oh, non era mia intenzione. Scusate. Permesso. Chi manca? Voglio vedere stasera io. Sono curioso. Cioè, è tipo... Vabbè che non sarà mai come Alice. Questo è enorme. Questo è veramente grosso. Facciamo così. Con calma. Sì! Sono andato contro Regalla, quindi non... Non credo voi possiate far qualcosa. Adesso va bene tutto, ma... Cacchio, quell'altro c'ha il cannone.
Boni, oh Boni. Dove sei? Brutto schifoso. Guardalo. Ma lo prendo io. Marca. L'hai sentito? Ma che siete delle palle? Erendon, dove cacchio siete? Vai, vai di martello. Cattivissimo. Bra, pigliati il piccolino. Ok. Quanti ne fai? 3. Quasi. Niente, raga, non riesco ancora a fare la roba delle combo. Guarda l'Eren. Guardalo. Oh, me l'ha ammazzato. Lo stava ammazzando, eh. Cioè, avete visto quanti danni li faceva? C'è altra gente. Aspetta, non ti preoccupare. Adesso ci andiamo con questo. Appena li trovo. Ci voleva proprio. Ehi, guarda! Martello batte idiota! Sono laggiù! Permesso! Permesso! Con calma! Maledizione! Ma esplodo! Sì, 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 non ti preoccupare. Porca vacca! Sei buono, stai, eh? Ancora? C'è altra gente? La morti? Basta. Basta. Cioè, adesso capisco tutto, ma... anche basta. Quello... oddio, portarlo dietro non sarebbe male. Però mi sa che, raga, non è la quest, comunque. Siamo troppo nel casino, siamo... non siamo sulla spiaggia, dove c'era tutta la scena di Erend. Cioè, ve la ricordate, no? Tremorzanna, l'assalto dei rovi... sono due scene che non abbiamo visto ancora. Che c'era nel trailer. Dove la gente? Ma è dietro? No, aspetta un attimo. Basta, sto cannone mi ha rotto. Non ci si muove, cacchio. Non ti preoccupare, Erend. Continua per la tua strada. Fammi vedere la zona. Libera la base. Ah, ok. Proprio così. Beh, allora, se devo ripicchiare quelli là, tanto vale, no? Boia. Ah, il lancia plasma. No, non mi piace questo. Facciamoli fuori. Non mi piace troppo. Sì, è la vostra. Cacchio, anche voi ce l'avete. Oh, wagyu. Quindi non rompete. Evitiamo. Raga, guardate quanto danno gli fa Erend. Mi è perriato. Erend lo disintegra sto robo. Dov'è quello col... è lui? Che cacchio, levati. Morto. È rimasto quello là. Ma no, ma attraverso la staccionata?
Ma poverino. Altri? Con le maniere forti si ottiene. Poveraccio, oltre alla staccionata l'ho preso. Altri? Dai. Forza, voglio. C'ho da liberare la base io qua, su. Dai. Mi sento. Non li vedo, li sento ma non li vedo. Eren, dammi una mano a cercare perché sennò qua non ci muoviamo. Dobbiamo aspettare loro. Ah! Non sei da sola, dai. T'ha mandato da sola? Non serve a niente senza proiettili. Posto. E qui siamo andati tutti con l'altro. Sì? Altra gente? Io più che altro vorrei prendere un po' di ricarichine che qua c'è penuria. Tanto non posso andare avanti da nessuna parte, devo aspettare che arrivino. Ciao. Preferisco il rumore e tutti sistemati. Ma non vedo a sera. Boh. Deve essere da. Dov'è la porta? Credo ci siano delle porte sul retro. Controlliamo. Lei era lì fermo così. Penso che a sera possa essere come. Adesso non mi ricordo il tizio che voleva riportare in vita le carte delle ombre. Sembrava una trappola. Attenta. A sera adora le trappole. Non quanto a te piace sentire la tua voce, Eren. A sera. Speravo di vederti arrivare fin qui. Non credo. Troviamo un'altra strada. Bello. Quello lo lasciamo in vita? Troviamo un'altra strada, cosa faccio sott'acqua? Aloy, sento dell'aria qui. Deve essere un altro passaggio. Ah. Peccato che sia irraggiungibile. Aspetta un po'. Sì. Ogni tanto sono utile. Cioè raga, io posso avere tutto l'arsenale che voglio, distruttivo, bombe, tutto, lui ha il martello. Poi. Sarò bene quando la prendo. Avanti. C'ha un fucking martello devastante. Stavolta che faccio? Si butta giù. Un'idea. Quella si vanno a prendere quelle trappole che gliele freghiamo. Quella diventerà roba mia. Ma era quella o era per caso? Andiamo. Era quella lì che c'era dietro la roccia la tizia? Trappole. Grazie. Due frammenti di metallo, raga. Cioè. Scherziamo. Anzi. Scusa un attimo. Abbiamo 31 punti abilità. Noi cos'è che avevamo fatto? Era superstite quello delle risorse, vero? L'abbiamo già fatto tutto, quindi. Andiamo un attimo su cacciatrice. Tipo. Vai così. Poi. Vai anche di questo. Manca qualcosa? Ne manca uno. Ce n'è uno che non abbiamo preso. Tu? Ok. Raffica prolungata. Non so cosa me ne faccio. Ma va bene. Poi.
Tu. Bombe fumogene. Che ne ho usata credo una. Scoppio radiale. Ah, questa era la finishing, tipo. Ah, raga, abbiamo tutto. Tranne la roba delle macchine. Cioè, è proprio l'ultima che ho fatto. L'overhead resta più attivo. Vai, vai. Il danno che fanno le macchine. Cacchio, ma c'è anche sta roba? Lancia una punta a lungo raggio che esplode all'impatto o in prossimità del bersaglio. Cacchio, ma c'era anche roba delle macchine. Cioè, d'attacco. Mannaggia. Non l'avevo visto. Sembrano recenti per macchine. Con un pezzo di base. I grandi. A banco da lavoro? No. Voglio rubarmi un po' di risorse qua. Ok. Recinti delle macchine con un banco da lavoro, Va bene. Stiamo ancora facendo la quest, giusto? Sì. La siete presa comoda. Era lei. Non finirai quello che ha iniziato Derba a sera. Ora facciamo la fine. Strano. Mi hai appena tolto le parole di bocca. Non me l'aspettavo così. Si combatte. Aspetta, allora. Togliamocele subito di mezzo. Via. Via. A parte che comunque possono anche loro caderci sopra quelle trappole. Non so che idea geniale. Ma sono al plasma questi. Perché c'hanno i danni al plasma? Si squarcia vinto? Uno salto in aria. Che hanno danni al plasma? Pim! Quasi. Eren, ci sei? Non è facile. Anche Eren da presa. Aspetta. Io ovviamente, come sempre, voglio le code. Una. E due. E grazie. Puoi levarti adesso. Grazie. Ah no, ma è lei. È lei che spara i cosi al plasma. Comunque sta roba del plasma lo sta rendendo praticamente il debuff. Ma non mi sono caricato la vita, vero? Perfetto. È qua. Qua, buono. Regala due, Credevano che te ne fatto fuori. Boia. Sì. Regala due. Alla testa non gli faccio niente. Sono i curativi di qualcosa? Grazie. Boia. Andiamo così. Fa parecchi, comunque. Non mi arrenderò. Aloy. Che vuol dire? Uff. Nella capoccia proprio. Aspetta, ma io volevo un'altra cosa, cacchio. Io voglio un'altra roba, raga. Guerriera. Allora, abbiamo il critico migliorato che è quello che abbiamo attivo. Usa. Ah, ecco, vedi? Io la cambio così. Vai.
Io la cambio con quello. Devi fare più attenzione. Aspetta un attimo. Tipo. Vabbè, rendo anche con calma. Ho sentito il colpo da qui. Vabbè, è morto. Più avanti. Ci sarà tempo anche per usare quello. Era andato ben finito comunque, stai calmo, non ti preoccupare. Cioè io lo cambio dal menu, da quel menu lì, perché allora da qua per ogni arma praticamente avete le tre scelte, no? Tiro triplo, tiro alto, colpo travolgente per quelli, oppure punte varie eccetera, che però vanno in base all'arma. Invece là sopra è l'R1 per la carica valorosa, quella la cambi da quel menu lì. È un po' un peccato. Cioè io avrei fatto un menu forse per quello, per cambiare anche le cariche. Stai bene? I giorni rossi, mia sorella, la gente di Asera. È un continuo bagno di sangue. Tutta la sofferenza. Spero sia davvero finita. Anch'io. Ma no, Eren non muore. Sul serio? Non qua. L'abbiamo fatta grazie a te. Io volevo aiutare per una volta. Torniamo indietro? Vai avanti. Resterò per dare un'occhiata. Controllerò che Asera non abbia lasciato sorprese. Va bene. Ci si vede. Per la forgia devo bere. Non muore, perché comunque Varl è morto per la storia. E questa è una subquest, quindi era abbastanza improbabile. Anche perché cos'è? Se non la facevamo non moriva. Quindi anche pro. Cacchio, cavi plasmatici. Salve. Questa è di Asera. Perché parla, vabbè, di Silence anche, ovviamente. Una lettera dedicata più che altro al padre. E in cui dice, per l'appunto, mi vendicherò e farò bruciare Meridiana. È morta. Dove cacchio sono io qua sopra? Che cacchio di giro abbiamo fatto? Boh. Va bene, parla con Maralla Pugnastrale. Ah beh, sì, abbiamo anche le quest ovviamente adesso da andare a fare. E lentamente, cioè con calma. Adesso vediamo se per appunto buttarci su quelle quest lì, cosa probabile. O se... Perché sto anche pensando. Potrei andarla a fare e successivamente riprenderemo l'esplorazione. Cioè dividiamo praticamente gli ultimi momenti di esplorazione con le quest.